Oggi siamo scesi in piazza per manifestare contro le decisioni del governo per le politiche che hanno implementato nei confronti di docenti specializzati sul sostegno. Il problema fondamentale è che questo governo ha equiparato dei titoli esteri che non hanno nulla a che vedere con la reale specializzazione sul sostegno, le hanno paragonati a quelli che sono i titoli italiani per cui abbiamo sofferto, abbiamo lavorato e ci siamo sacrificati per 8 mesi della nostra vita. Inoltre stiamo contestando quelle che sono le attribuzioni e le valutazioni del GPS per quanto riguarda i titoli di abilitazione. Dare 36 punti a questi titoli di abilitazione significa scavalcare tutti nelle graduatorie e quindi noi chiediamo uno slittamento dell'inserimento di questi titoli alle prossime GPS nel 2026 per dare l'opportunità a tutti, per pari opportunità appunto e anche per una questione di continuità didattica e per consentire a tutti i docenti quindi di poter gareggiare in modo equo in queste graduatorie provinciali. Oltretutto c'è un'altra questione che è quella delle famiglie. Noi riteniamo insomma che sia alquanto aberrante il fatto di permettere a coloro che non sono inseriti all'interno della pubblica amministrazione di poter decidere come dei tecnici sul lavoro e sulle competenze di coloro che si sono specializzati proprio come docenti. Come Federazione Guille Scuola Rua abbiamo ritenuto indispensabile dare supporto oggi a questa manifestazione di tutti i docenti specializzati e specializzandi sul sostegno. Ciò risponde anche alle nostre diverse rivendicazioni sul tema del sostegno che stiamo portando avanti da almeno un anno e mezzo a questa parte. Riteniamo gli ultimi due provvedimenti, sia l'ultimo decreto legge che permette l'inserimento a pettine dei titoli esteri e permette anche la scelta del docente di sostegno da parte delle famiglie e l'ordinanza ministeriale sulle supplenze, due provvedimenti che vanno nella direzione opposta a quella che dovrebbe essere la scuola. Sono infatti due provvedimenti divisivi del personale. Tra le nostre rivendicazioni, ed è per questa la ragione che anche oggi noi siamo qui, ci sono un provvedimento legislativo che metta in coda i docenti che conseguono i titoli esteri in attesa del riconoscimento in Italia e che soprattutto la scuola italiana debba rimanere nell'alveo della Costituzione. E quindi questo ci trova fortemente contrari alla scelta dell'insegnante di sostegno da parte delle famiglie perché riteniamo che la scuola debba continuare ad essere laica, libera e soprattutto deve continuare a rispondere a criteri di trasparenza. Criteri di trasparenza che con questi ultimi due provvedimenti sostanzialmente non vengono rispettati. Continueremo quindi le nostre rivendicazioni, oggi questa mobilitazione e nel più breve tempo possibile metteremo in campo tutte le altre azioni anche legali a tutela di questo personale. Siamo qui per portare sostegno a questo coordinamento dei precari come FLC CGL di Roma e del Lazio, sostanzialmente su due punti fondamentali. Uno è quello del titolo conseguito all'estero, che con un provvedimento contenuto all'interno del Consiglio dei Ministri ha dato possibilità di inserirsi a questi precari a pettine, senza che ci sia ancora il riconoscimento appunto del titolo e che non ha nessun valore legale attualmente. E quindi questo ha creato disparità tra invece chi si è specializzato, ha studiato qui in Italia e si vede di fatto superato. E l'altra questione è decisa anch'essa all'interno del Consiglio dei Ministri, la conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie. Noi riteniamo questo provvedimento assolutamente illegittimo e incostituzionale e quindi siamo qui per manifestare il nostro dissenso. Non escludiamo addirittura di adire per le vie legali. Noi siamo per assolutamente il sostegno alle famiglie che hanno alunni con disabilità, ma non può essere questo il metodo. Ci vogliono criteri oggettivi, ci vuole formazione, ma non può essere con la conferma del docente da parte delle famiglie, perché andrebbe a creare, a mettere in discussione quello che è stato per anni il funzionamento della scuola italiana con le graduatorie e con i titoli, con i titoli conseguiti e il servizio fatto. Quindi questo non lo possiamo permettere e per questo siamo qui oggi a manifestare. Insomma, sono punti importanti. Tra l'altro questi provvedimenti creano disparità tra gli stessi precari, c'è molto malcontento perché è chiaro che negli anni si sono
acquisiti i titoli in varie modalità, e quindi questo è un altro tema centrale, cioè che i provvedimenti che sono stati adottati negli ultimi mesi da questa amministrazione ha creato forte disparità tra gli stessi precari, e noi questo non lo possiamo permettere, ci vogliono provvedimenti che diano risposte a tutti quanti i precari che in questi anni stanno lavorando ormai da ben 10 anni nelle scuole con i titoli e hanno diritto, insomma, tutti quanti ad avere la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Per questi motivi sosteniamo la protesta di quest'oggi.